Questa sera ho deciso di portare appunto il quartetto di arpe. Avete visto questi strumenti meravigliosi che voi a Verona già conoscete, perché basta andare una sera in estate nella vostra fantastica arena e vedete appunto 5 o 6 arpe che suonano nella grande orchestra. Ma stasera le arpe sono appunto non nella formazione orchestrale, ma sono appunto protagoniste di questo concerto. Come avete letto nella piccola presentazione che ho scritto, il repertorio per quartetto di arpe originale esiste, è piuttosto raro. Ascolterete sia qualcosa di originale, sia soprattutto delle trascrizioni che valorizzano questa formazione, che è una vera e propria orchestra di strumenti a corde pizzicate. Ogni arpa ha 47 corde, quindi sono 188 le corde che suonano. Il calcolo è stato fatto molto difficile, l'ho imparato a memoria, non l'ho fatto adesso. 188 corde che suonano, ma le possibilità sonore sono tantissime e dopo vi spiegherò anche perché. Dopo questo brano che abbiamo trascritto per il bicentenario verdiano del 2013, ma che proponiamo anche nell'anno successivo, appunto ascolterete una fantasia dalle quattro stagioni di Vivaldi. Non più gli archi, cioè gli strumenti, appunto il violino, lo strumento principe di questa composizione, ma le arpe. In questa bellissima trascrizione di un'arpista e musicologa, Anna Pasetti, tra l'altro anche lei di Castelfranco Veneto, quindi del Veneto appunto, che con questo quartetto di arpe di Venezia aveva trascritto le quattro stagioni di Vivaldi per quattro arpe. Sono tantissimi gli effetti che sentirete all'interno di questa fantasia, non faremo ovviamente tutta l'esecuzione integrale delle quattro stagioni, ma degli estratti, e l'ordine è appunto primavera, poi sentirete l'autunno, l'inverno e alla fine l'estate. So che sarà difficile trattenere l'applauso alla fine di ogni stagione, fate come volete, se volete applaudirci siamo molto contenti se lo fate, se volete aspettare l'esecuzione finale potete aspettare anche alla fine dell'estate, ma sono sicuro che saremo irresistibili. Buon ascolto! Thank you.
Questo Children's Corner, l'angolo dei bambini. Io ho studiato anche pianoforte e mi ricordo che ero molto affezionato a questo piccolo album proprio negli anni dello studio, quando ero alle medie, perché erano pezzi non assolutamente comuni ad altri brani di autori che scrivevano per bambini. E noi vi faremo ascoltare una piccola danza, che è questo Hollywood's Cakewalk, una danza scherzosa. E sentirete che Debussy proprio utilizza degli elementi non particolarmente innovativi, ma che inseriti all'interno di questa composizione possono sembrare un po' di disturbo, ma in realtà rendono bene questo senso del divertimento, del gioco dei bambini. Quindi una trascrizione per quartetto di questo Hollywood's Cakewalk di Claude Debussy. Buon ascolto!
Riservato sempre all'arpa una grande importanza, dando anche spazio allo strumento per delle cadenze solistiche, cioè nel momento in cui c'è la grande orchestra che si esibisce, però l'arpa in Tchaikovsky ha sempre qualche cosa da fare da sola. Allora ci carichiamo di adrenalina, dobbiamo accordare proprio un secondo prima che il direttore dia l'attacco all'orchestra, perché poi tocca all'arpa far ascoltare qualche cosa di un assolo. Noi vi facciamo ascoltare due composizioni diverse. Il primo, celeberrimo valzer dalla Bella Addormentata, e in questa trascrizione per quartetto d'arpe, che davvero rende l'idea di questo grande sinfonismo, di questo brano composto per la grande orchestra. E poi invece un piccolo quadro dallo Schiaccianoci, quindi quattro diverse danze dello Schiaccianoci che si concludono con il celeberrimo valzer dei fiori, dove ascolteremo la cadenza che ci farà ascoltare in questo caso Donato Mattei, ma che tutti noi nelle nostre partecipazioni in orchestra abbiamo già eseguito, e siamo contenti noi tre stasera di ascoltarla dalle dita di Donato, e quindi ci rilassiamo un po'. Quindi queste due tipologie di composizioni, prima il valzer dalla Bella Addormentata e poi le quattro danze dallo Schiaccianoci. Anche nel caso delle danze potete tranquillamente non aspettare il finale per applaudirci, siamo molto contenti di sentire gli applausi calorosi veronesi. Grazie e buon ascolto. Thank you.
Thank you.
guarda e ride. Ma no, perché io devo fare anche, cioè, vi spiego cosa faccio io. Allora, prima vi dico chi sono queste ragazze, che così magari non sono state sufficientemente annunciate. Allora, Donata Mattei, che collabora con l'orchestra della RAI di Torino e con la Scala di Milano. Donata Mattei. Federica Sainaghi, che è un'artista spesso ospite delle più grandi orchestre all'estero, in particolar modo da alcuni tempi a Londra, quindi si fa molto fatica ad avere in Italia, ma anche lei collabora spesso con la Teatro La Scala di Milano. Federica Sainaghi. Sara Bertuccelli è nata qui a Verona, poi ha pensato di trasferirsi a Monza, ma da lì ha iniziato una bellissima carriera, l'ha portata a collaborare con orchestre importantissime, spesso è la prima arpa dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, quindi anche lei in grande Emiliana vicino a me, Sara Bertuccelli. Del trasporto delle arpe, dell'accordatura degli strumenti, spesso accompagno le mie amiche arpiste quando sono da sole per questi lunghi viaggi dove c'è sempre bisogno di qualcuno che trasporti lo strumento, perché lo strumento, come vedete voi, è molto bello, ma a un certo punto deve arrivare e deve ritornare. E molti chiedono, ma l'arpa si smonta? La risposta è no, a meno che qualcuno non intenda smontare questo strumento, attorcigliare tutte le corde e poi rimontarlo, a nessuno, vero signor Bertuccelli, è mai venuto in mente. E quindi l'arpa la vedete così com'è e rimane così com'è. E le domande che ci fanno sempre sono, ma come la trasportate? Con una carrozza coi cavalli. Noi arriviamo con la carrozza, fermiamo il traffico di Verona, arriviamo con la nostra carrozza e portiamo le nostre arpe. No, tranquillamente in un'auto ci si riesce ad organizzare, certo portare quattro arpe non è così facile come portarne una sola, come potete capire. Bene, allora il nostro programma si sta spostando sempre di più verso la fine di questo concerto e noi vi trasportiamo idealmente in Spagna con due brani di Ernesto Lecuona, il primo brano Malagueña e il secondo brano Andalusia. Buona notte spagnola con questi due brani, buon ascolto, grazie. Thank you.
Thank you.
Spagna, la famosa Carmen di Bizet, in questa fantasia che l'artista inglese John Thomas ha trascritto per questa formazione, il Quartetto di Harper. Siamo stati molto contenti di essere io, in questo caso appunto per la seconda volta qui alla Fondazione Campostrini, e le mie colleghe per la prima volta. Ringraziamo davvero tutti coloro che ci hanno accolto, ci hanno fatto proprio sentire a casa durante le prove di questo pomeriggio e ci hanno trattato veramente benissimo. E quindi con questo brano noi vi salutiamo, vi auguriamo anche ovviamente buona Pasqua e se volete all'uscita potete trovare anche alcune incisioni nostre, in particolar modo del quartetto Arpe Diem con alcuni brani che avete ascoltato e anche alcuni miei CD che per l'occasione avevo con me e ho messo a disposizione. Speriamo di vederci in altri appuntamenti perché dovete sapere che il nostro quartetto ha oggi avuto una notizia da una parte bella e da una parte non tanto bella. Non tanto bella per noi perché Sara per un po' di tempo ci deve, diciamo, deve trasferirsi da un'altra parte e quindi probabilmente le nostre esecuzioni saranno più concentrate in alcuni giorni in cui Sara tornerà in Italia perché dovrà per motivi di lavoro seguire la sua famiglia e quindi noi con questo brano la ringraziamo e le facciamo tanti auguri per questa sua carriera futura perché non è detto che l'atto ne andrà un po' lontano da qua, vi dico soltanto 12 ore di aereo dall'Italia, potrà costruire una nuova realtà di ARPA perché nel posto dove andrà l'ARPA è uno strumento che non è così conosciuto come in Italia, ma ho qualche dubbio anche se in Italia sia conosciuto o no l'ARPA, perché quando ci fermano i carabinieri ci dicono cosa trasportate? Un'arma? No, un'arma! E quindi anche su questo insomma, ci penseremo. Va bene, quindi grazie Sara, grazie Federica, grazie Donata, grazie a tutti voi, buona Pasqua, ricordatevi che l'arpa è lo strumento principale perché inizia con la A di arpa e quindi è lo strumento più importante. Devo rubarti la parola. Noi dobbiamo ringraziare Davide che oltre ad essere un fantastico showman e presentatore e per essere un artista vi assicuro che è una cosa veramente rara. E lui è un bravissimo arpista, interprete, veramente notevole. Va bene. Thank you.
sono letteralmente fantastici, fantastici. Come fa Davide? Bravo, bravo. Il quartetto di questo così, così si dice. Bravo. Bravi. Cioè, si comporta al maschile. Al maschile, ok. Mi dispiace, io dico bravo. No, sono fantastici. Un quartetto di così di più. Un quartetto di così. Come le ragazze, e il ragazzo ci faranno un bis, perché è doveroso, e ne approfitto per darvi l'appuntamento per la prima data della valigia dei sogni, il venerdì 6 giugno. Mi raccomando, lo aspetto tutti nel cortilone per la rassegna alla valigia dei sogni. Ne ho approfittato perché così mi ascoltate. Se no ascoltate solo loro. Allora, Donato, Federica, Sara e Davide, vi aiuto la Fondazione Cattolini. Grazie, buona Pasqua anche a voi della Fondazione e del circuito Cattolini. Grazie. Concludiamo con una polca, se volete ballare potete farlo.